I nostri eroi sono partiti dal loro villaggio, che è stato corrotto da una maledizione o da un sortilegio, comunque qualcosa di magico legato a un Vildar. E per, diciamo, risolvere questa situazione, un bardo che era venuto in città per raccontare di storie, di eroi e leggende, ha dato un indizio, ma soprattutto una speranza ai personaggi. Una speranza che è appunto quella di trovare il medaglione di un eroe ormai caduto, che si dicesse che poteva purificare qualunque cosa. Da lì i nostri eroi sono stati ufficializzati all'avventura dallo Jarl, e tra cui anche Sverrir, che era, diciamo, più esterno al villaggio, ma che è stato ricompensato, o verrà ricompensato comunque, con un'infinita gratitudine da qui in avanti. E sono partiti per il nord, l'ultimo avvistamento di questo eroe. Da lì hanno inizialmente passato i posti vicini al villaggio, per poi arrivare a scontrarsi con degli scheletri in mezzo a una nebbia e con dei lupi più avanti, fino ad arrivare a quello che è un villaggio che, parlando con il locandiere, hanno scoperto essere infestato e quindi ormai completamente decaduto, se non per quelle 3-4 persone che ci abitano e che forse rimangano soltanto perché non hanno altra speranza, non hanno altro posto dove andare. Da qui Sverrir è andato in una casa che era completamente distrutta, o quasi completamente distrutta, e appena entrato ha visto quello che era un fantasma, che in questa ambientazione si chiamano Deezer. E alla vista di questa cosa spaventosa è scappato. Da lì ci siamo interrotti. Quindi io lascio la parola a voi e continuiamo pure. Vabbè, inizio io dicendo che dopo essere faccia a faccia con questa cosa, ho preso praticamente le ultime energie che mi erano rimaste e sono partito fuori dalla casa cercando di raggiungere la locanda dove avevo visto infilarsi i miei compagni di viaggio. E una volta arrivato lì davanti, spalanco la porta e entro dentro con irruenza. Che Vedi. Sperri, succede? tutto bene? Mi vedete con degli occhi che sono diventati il triplo della loro normale grandezza, un fiatone che veramente non mi si sta fermando e mi sto facendo Calmati, amico, calmati. Mi rivolgo al locandiere. Una birra per il mio amico. Avanti, avanti. Sì, certo. Mi riprendo un attimo, proprio un secondo, e faccio fantasma nella Il fantasma. casa distrutta. Un fantasma. Dobbiamo subito andare a vedere. E li fermo dall'andare e chiudo la porta dietro di me dopo essere entrato con questo impeto e proprio cerco di barricare No. e più che altro di guardare fuori dalla finestra se vedo ancora quell'essere. No, quell'essere non lo vedi più. Tiro un attimo un sospiro di sollievo, però sono ancora impietrito e vedete che per la prima volta forse mi avete visto tremare. Allora. Deve essere la cosa di cui parlava il locandiere.
Giusto, giusto, è vero. Vedi che il locandiere intanto ti porge la birra che hai chiesto e si mette, Bevi, bevi. prende un bicchiere, si mette a pulire, sempre con lo stesso panno dell'altra volta, e fa: esatto, era quello che avevo detto l'altra volta. Prima, vabbè, l'altra volta, nel senso, prima. È quello che avevo detto prima, scusate. Perché per me è passata una settimana, vedo Io lascio la birra, tiro fuori la fiasca d'acqua che ho dietro e tiro un sorso e sto in un angolino seduto a un tavolo a riprendermi, a rifiatare. Guarda, questo non si beve nemmeno la birra. Come si fa a rifilare la birra? È un tipo strano. È E io più prendo la strano. birra e la apro. Che cos'era quella cosa? Quello che infesta la casa, un Deezer. Vuoi che ti racconti com'è andata? È per questo che il villaggio è vuoto. Si fa proprio un segno con la testa. E io, chinando il capo, dico: capisco. Guardo gli altri per capire che intenzioni hanno. Era così spaventoso? Com'erano fatti? Com'era fatto? Io sono un po' curioso. Un essere divelto e aperto in vari punti del corpo, con uno sguardo che mi ha fatto gelare il sangue nelle vene. Più di così non posso fare. Io conosco l'origine di questo, di questi Deezer. Oh, fammi un tiro, fammi vedere se, su cosa può essere. Sarebbe spiriti, cultura, aspetta. Conoscenze di spiriti. Esatto, direi di sì, che è quello più. Ok, ma ci provo. Se posso ci provo anch'io. Sì, Ora che... ah, tutti potete, perché avete tutti conoscenza. Chiaramente, è molto difficile. provo. Ho fatto 7, ma ho 4. Anch'io ho fatto 9. Niente? Ah, io ho fatto 2, però c'ho 1. Oh, cazzo, peccato. Cavolo. Io ho fatto Peccato. 18. No, non sapete come Quasi lo sapevo. nascano queste cose, questi fantasmi. Lo spirito non dovrebbe essere qua. Eppure c'è. Bisognerebbe rimandarlo da dove dovrebbe stare. E mi rivolgo verso Else. Io sono un po' immersa nei miei pensieri. Quando vedo che ti rivolgi verso di me, mi guardo Sverrir e gli faccio: hai finito di cagarti sotto? Ed è a sottovalutare gli dèi e a non sapere di che cosa e come affrontare queste entità. Io la riguardo perché dopo questa frase e dopo essermi ripreso un attimo mi sento un po' ferito dentro. Beh, direi. E la guardo e gli faccio: sono andato a esplorare il fuori. Sì, E noi si era detto di andare tutti insieme, quinta per. è Beh, normale che però risenta va bene. l'audio? Anche io risento l'audio. Sì, Anch'io risento. anch'io.
Oh no. Come è possibile? Ok, ora no. Aspetta. Ah, perché griglia l'altro. Ah, ok, ok, ho capito perché, aspetta. Fammi vedere se così... Ok, vai. Aspetta, guardiamo un secondo. Allora, così? Così direi bene. Ah no, aspetta, io mi risento. No. Sì, si risente lo stesso. Mm-hmm. Allora, aspetta. Vabbè, aspetta, poi risolverò. Intanto facciamo una cosa. Annullo la condivisione e la metto per la gente che ascolta. Noi non sentiremo la bellissima musica di cui, esatto, voi fruirete. Yeah. Che palle. Prima si è provato. Prima non vi risentivate, no? No, anche l'altra volta non ci si risentiva. Infatti, no. non ho idea del perché. Le magie della diretta. Vero? Le stronzaggini della diretta. Vabbè. Mi stavi dicendo una cosa e riparti da lì. Ok. Questo era il motivo per cui ti avevamo detto di rimanere insieme a noi. Se noi sapevamo già di questa entità in questa casa. Voi quindi ti invito, lo avete scoperto... ti invito prossima volta a rimanere insieme a noi, a non rischiare la tua vita per niente. Ci servi per arrivare a nord. E voi lo avete scoperto perché siete entrati qui dentro, ma appena entrati nel villaggio non c'è un'insegna fuori con scritto villaggio infestato da spiriti. Allora, giustamente, la cosa migliore è muoversi da solo per un villaggio appena scoperto. Io vivo da solo. Ho bene, sempre. Adesso sei in un gruppo. Impara a vivere nel gruppo. Se via, possiamo venirci incontro a vicenda. Sverrir deve imparare a vivere nel gruppo, noi dobbiamo imparare a lasciargli i suoi spazi, no? Possiamo essere più, come si dice... Diplomatici? Sì, diplomatici, concilianti, non lo so, ecco. Bisogna venirci incontro, no? Alla fine lui... Non ci sarà una seconda occasione. Se è lui vero, è muore, vero. Noi rimarremo qua. È vero. Forse invece di stare sempre in un villaggio fissi, dovevate un po' spostarvi, visto che il mondo è molto più grande di quello che pensavate. Tu non hai idea di con chi stai parlando, allora. No. Per quello devi imparare a stare zitto qualche volta e ascoltare le persone più anziane di te. Sono più sagge e sanno molto di più. Quanto mi sembra più anziana la tipa che mi sta parlando? Cioè, dai, io ti faccio parlare a te, chiaramente. Beh, io sono una semivecchietta, ho capelli bianchi, insomma, un po' saggia sono. Sì, è anzianotta, cioè non è anziana. Non sono vecchia, però nel senso sono una persona matura, ecco, non sono... Beh, anche Sverri è una persona matura. Sembra cioè, che io ho 45 anni. Ok, più o meno siamo lì, io no, ne ho un po' di meno, però... Ok, la guardo dall'alto in basso quando mi... anzi, dall'alto in basso perché io sono più alto. La guardo... Gli fa un cenno di assenso, ma cioè proprio per dire ok, basta, e mi ridirigo fuori. Dalla ok, hai imparato. Mentre bevo la birra. Sverrir, aspetta, ti faccio una similitudine perché tu possa capire meglio. L'esercito, no, funziona se siamo tutti insieme, no? Quando si combatte bisogna stare insieme. Però funziona così come anche il muro quando di si sposta. Esatto, il muro di scudi. Se c'è uno scudo solo, non fa niente. Invece, se ci sono più shield maiden che fanno una barriera, allora quella è efficace. Certo, ogni singolo scudo è fondamentale e può essere l'elemento vincente, però bisogna essere insieme, capito? Non siamo nell'esercito. Dico questo, apro la porta ed esco.
stando attento a non vedere niente fuori. Non è che vado da qualche parte perché la cosa mi ha inquietato, però non mi va di stare dentro la stanza con la tizia che mi offende ogni 3x2 perché sono andato a vedere la casa distrutta, che cosa aveva. Ok. Quindi sto lì fuori e giro intorno alla locanda, niente di che, perlustro intorno. Ok, ok. Io finisco la mia birra. Bene. Perché siamo portati quel uomo dietro. Beh, è selvaggio. Vediamo. Potevi avere un amico migliore. Allora. Smettiamola. L'ho solo incontrato, non penso fosse amico dello zio. Non penso fosse amico dello zio. Comunque per ora, nonostante tutto, si è rivelato utile. Io non ne sarei stata capace sicuramente di arrivare fin qua da sola. Per adesso non mi sembra che abbia dato un contributo così importante. Comunque, ci diranno gli dèi ciò che ci prospetta al futuro. Che bel bitch è Else. Boia. Non abbiamo nemmeno fatto un sacrificio agli dèi. Eh già. Ancora. Siamo corsi a recuperare quest'uomo. Guardate come ne basta la pena. Forse, anzi, sono stati proprio gli dèi che ci hanno punito affibbiandoci quest'uomo qua. Possiamo sentire se in questo villaggio, anche se dubito, hanno qualche animale da venderci. Ah, anche potrebbe essere un'ottima idea. Dubito, soprattutto quando dici questo. Sembra gente. C'è il locandiere che ride di pancia. Esatto, vi faccio Auslag. Credo che gli dei preferirebbero far sopravvivere questi uomini piuttosto che ricevere un sacrificio da noi. No, certo. Però potresti aiutarmi dopo con una preghiera, almeno, se magari riusciremo a capire qualche cosa, anche se non avendo carne fresca purtroppo. Oppure potremmo sempre offrire in sacrificio il nostro sperre. E vivo una cosa ridendo. Forse sarebbe più utile. Io faccio una piccola risatina lieve, appena impercettibile. Quindi cosa vogliamo fare con quel Deezer in quella casa? Beh, andiamo a fargli un bel culo, no? Dovrebbe tornare ad Elgard. Non devono stare qua gli spiriti. Eh sì. Non rallenterà il nostro cammino verso il nord? Beh, forse, ma vuoi lasciare questa povera gente in balia di questo spirito? Beh, non c'è molto povera gente qua. Sì, sì. Cioè, credi che saremo in grado di scacciarli? Siamo in grado di fare qualsiasi cosa. Non credo che quello sia efficace contro lo spirito. Non ne ho mai incontrato uno, non ne ho mai combattuto uno, non lo so. Tu hai mai visto lo spirito? Beh, no. Quindi non lo sai neanche te, giusto? Vedi, tutti i tuoi libri non servono a niente. Tutte le tue conoscenze. L'unica vera conoscenza è quella sul campo di battaglia. Beh, vedremo. Sono abbastanza sicuro che non serva, però. E tu, Aslo, che ne pensi? Sinceramente non ho mai visto una creatura del genere, non ne ho neanche mai sentito parlare, però uno spirito, gli spiriti non sono di questa terra, dovrebbero tornare da dove sono stati lasciati liberi. È
E dovrebbe essere compito nostro, e guardo Else, farlo tornare. Sì, sono pienamente d'accordo. Sto solamente pensando al come. Non deve essere semplice. Però ci servirà anche quello strano uomo di Sverdrick. Mi sa che dovrò andarci a parlare io, probabilmente. Visto che... Beh, è stata un po' dura. Ah, sì. Vi ricordo che è una missione parecchio particolare questa. Non possiamo darci dietro una persona che fa come vuole. Siamo un gruppo e un gruppo nasce e vive intorno al gruppo. Non può fare ciò che gli pare. Rischiare la vita mettendo a rischio l'intera missione. O cose più importanti, insomma, che badare a uno che non si lava da mesi. Esco fuori, cioè, detto ciò, poggio il boccale e vado per, faccio per uscire. Buona fortuna. Ok, voi siete lì. Il lavandiere mi guarda. Fa... Intanto... Se potete pagarmi quello che vi ho dato. Certo. Abbiamo dei soldi? Sì, avete dei soldi. Fate conto che in questo gioco non ci sono dei soldi effettivi. Abbiamo gli anelli. Esatto, sono praticamente come se fossero dei braccialetti, ok, di argento, di rame, che praticamente... date a spezzettate e a peso, ok? Molto più a baratto quasi in realtà che a vero e proprio scambio economico. Ok? Ok. Te voi date un pezzo di argento e vedi che il locandiere fa: beh, sono sempre qua. Grazie. Ma è tipo sera? Cioè, che momento della giornata era? Allora, siamo partiti per uscire dalla foresta era mattina. Sì. Per cui non so quanto ci abbiamo messo È una mezza giornata tranquilla tra lo scontro con i lupi e tutto. Quindi io direi di sì. Che non è sera, ma sta pomeriggio. Iniziando a essere, sì, inizia a tramontare. Credo. Gli avevamo già chiesto una camera oppure no? No, per ora no. Mi rivolgo a Aslog e Gunnird. Forse potremmo rimanere in questa locanda per la notte. Sì, è una buona idea. Almeno non dormiamo al freddo e magari abbiamo un letto o anche un pavimento, va bene. Buon uomo, avete delle camere? Ma certo. Ma certo. Quanti ve ne serve? Non so se Sverrir vuole dormire. Da quante sono le vostre camere? Beh, di solito sono da due. Beh, vado a sentire se l'altro nostro compagno vuole dormire in camera. Non credo. Dici di no? Neanche una camera da solo? Non lo so. Beh, sentiamolo comunque. Esatto. E poi prenotiamo la camera. O le camere, insomma. Grazie. Non c'è bisogno di prenotare. Qui non ci vede anima viva. Ottimo. E esco. Vado. Anzi, sì, prima voglio vedere. C'è una finestra, sì. Sì, c'è una finestra, sì, che da sul fuori. Voglio vedere in che situazione sono Sverrir e Else, se stanno litigando. Sverrir, te dove uscito ti mettevi a fare un giro attorno alla locanda? Sì, più che altro vedo se c'è persone. Ok. Quindi che cosa c'è intorno? Giri anche un po' il villaggio, diciamo. Generalmente non mi allontano più di 5-6 metri dalla locanda. Ok. Beh, la locanda è in una posizione centrale del villaggio. Ci sono alcune case vicino lì, ma sono disabitate.
vedi che guardando all'interno sono polverose e praticamente sono stati portati via gli oggetti di uso diciamo più costosi, ok? Ma gli oggetti di uso comune sono stati lasciati lì, quasi come se qualcosa, cioè se la gente fosse andata via di fretta. Ok, faccio un giro intorno e di gente... e poi rimango in vista comunque dell'entrata, okay. Se qualcuno, quando loro escono. Ok, di gente la vedi in lontananza. Ok. Dimmi non te se ti vuoi avvicinare, se non ti vuoi avvicinare. No. Ok, vedi a questo punto, dopo poco, Else uscire dalla porta. Ok, faccio... cioè sto fermo, vedo che cosa fa, la osservo da lontano. Lo vedo? È lì. Vado verso lui. Si sta avvicinando, che cosa faccio? No, va bene. È l'ultima volta. Quando si sta avvicinando gli fa che cosa stai facendo qua fuori? Sono venuto a parlare con te. Non dovresti avventurarti da sola. No, dovresti non stare col gruppo. Questa battuta non voleva essere una battuta. Uno a uno. Ancora peggio. L'unica cosa che ti volevo dire è che adesso bisogna decidere cosa fare. Tu, essendo parte di questo gruppo, fai parte comunque anche della decisione. Perciò ti prego, la mia è stata una sfregata dura solamente perché mi sembra stupido che una persona con talento come te possa morire a caso in questo modo. Non sono morto in 40 anni in una foresta da solo. Pensi che muoia in un villaggio con altre persone? Stai sottovalutando l'intervento degli dèi. Adesso non sei più nel tuo luogo protetto e pacifico. Sei fuori. Guardo, infatti, cioè... fidati di una persona che ha viaggiato molto e ha visto cosa questo mondo è capace di fare. Mentre Else parla, mi tocco la ferita e digrigno i denti dicendo: pacifico, hai viaggiato molto, mi dici? Molto. Sì. Ma non sai stare qua fuori. Bene. Quindi, sì. Invece di fare a volte le prediche, dovresti dare più risalto e tranquillità alle persone che si fanno in quattro per portarti dove devi andare. Io non volevo venire qui, però ciò che mi avete offerto, ciò che lo Jarl anzi mi ha offerto, è molto caro a noi, perché vorrebbe dire vivere una vita tranquilla molto più di quanto lo abbiamo mai fatto fino ad ora. Ne vale il rischio? Per ora sì. Però alle mie condizioni, se devo stare qua. Ho vissuto 40 anni da solo, un po' meno, 30 anni da solo. Pensi che non sappia vivere altrettanti? Tu mi dici, sei andata fuori da questi posti in cui ti hanno accompagnata, ti hanno portata mano nella mano. Non mi conosci, ripeto. E infatti, però ho visto che qua fuori di quattro nessuno sa stare fuori. Forse un po' quella guerriera perché ha la pellaccia dura. Vuol dire che non mi hai nemmeno osservato. Ho viaggiato praticamente per tutto il continente.
però non sai stare all'aperto in maniera tale da non avere bisogno del mio aiuto. Nessuno di voi, se no non sareste venuti a cercarmi. Vi dico solamente che a volte vedere le cose da un punto di vista esterno vi può dare qualcosa. E nel farlo senti che comunque si sta sforzando, perché queste conversazioni con te non è che le sta facendo facilmente, perché vedi che a volte si impappina un pochino nel dire le cose e nel parlare, perché non è abituato, quindi non è fluente come lo sto dicendo io il discorso, è molto più pieno di pause, con qualche interruzione, con qualche, come si dice, è un po' così, lo sto dicendo anche troppo bene rispetto a come Sverrir lo direbbe. Però le sue intenzioni sono sincere, non ti pare aggressivo nei tuoi confronti? Certo. Sverrir, io apprezzo le tue capacità. Sicuramente sei un esploratore migliore di quanto possa esserlo io. Vorrei che ci fosse solamente più rispetto tra tutti i membri di questo gruppo. Alla fine fai parte di questo gruppo come lo faccio parte io, come ne parte Auslaug e tutti gli altri. Mi fa piacere sentirlo. Cerca di... Ci fa piacere sentirlo, no? Sì, sì. Cerca di... di vivere di più con noi. So che per te potrebbe essere uno sforzo, però il tuo essere abituato a vivere da solo in questo caso non aiuta il gruppo, perciò prova a non viaggiare sempre da solo in questo caso, a non visitare posti che potrebbero essere pericolosi da solo. Potresti alla fine morire a caso senza un vero e proprio scopo. Vedi, non che... credo sia questo ciò che vuoi da questo viaggio, no? E vedi che qui mi avvicino un po' e ti faccio, cioè proprio stando a 30 centimetri da te, noi non siamo mai soli. Però mi va bene questa cosa che hai detto, finché non mi metterete in pericolo, perché sono andato a cacciarmi in quella casa, è vero, ha ragione, su questo gli dobbiamo dare ragione. No, non mi interessa, non è d'accordo, dovevamo andare a vedere la casa. Comunque, la casa è la prima cosa che abbiamo visto entrando. Tu appena entri in un villaggio disabitato, cosa strana, pieno di case spaccate e disabitate, vedi una casa con un grosso buco, la prima cosa che fai qual è? Se non vedere che cosa ha causato il grosso buco. Giusto? Sì, l'ho detta giusta. Non gli va bene come l'ho detta, ma va bene così. Non so se hai capito. Beh, magari posso pensare che chi ha causato quel grosso buco potrebbe essere ancora lì. Ci vado da solo. Sono capace. Beh, voi siete andati in tutt'altro posto non sapendo in che cosa vi stavate cacciando. Lo avete scoperto? Sì. Culo? Non lo so. Non si dice culo, oh scusa. Comunque culo si può dire. Master si può dire culo, vero? Sì, sì, assolutamente. Comunque fatemi sapere che cosa ne pensate. Io sto guardando qua in giro, visto che voi non vi siete neanche degnati di vedere se la città era ospitale o meno. Vi siete andati diretti in quella che sembra essere una locanda abbandonata, se non per quel disgraziato dell'oste. Che però ci ha dato delle ottime birre. In tutto questo, dopo un giorno di viaggio, sì, sì, assolutamente. È bellissimo, sì, sì, bellissimo, sì, sì. Cioè, in tutto questo, Sverri, io ti voglio fare una domanda. Te dove lo tieni il medaglione? Te l'avevo già detto, è sulla borraccia. Si vede? Prima, sì, prima quando ho tirato fuori e ho bevuto dalla borraccia, si può essere intravisto. Ok. Ora, Else, te che lo guardi bene, soprattutto per la prima... Sì, soprattutto ora ce l'ho fuori, cioè non l'ho rimesso, me lo sono tenuto addosso.
ora che è, diciamo, è la prima volta che parlate e che te lo guardi bene, vedi questo, vedi un medaglione, anzi, vedi, dimmelo te com'è, cioè chiaramente sapendo già com'è che c'è sopra il simbolo del... Allora, vedi che attaccata c'è una borraccia che sembra anche di una fattura abbastanza strana, perché è fatta sì bene, però è logora, si vede che è usata parecchio, come più o meno tutto l'equipaggiamento di Sverri. Sì, sì, e la, al di sopra vi è incastonato come in una specie di foro, e inciso dentro in un doppio fondo un medaglione di un color bronzio barra oreo, non si vede perché è un po' rovinato. Aureo. Non si vede perché è un po' rovinato, ma sopra c'è un simbolo che sembra essere una specie di corvo, che ricolleghi a la tua visione e soprattutto ricolleghi anche alla lettera. Esatto, che prima avevo avuto il flashback del Batman, esatto, con la lettera, figuriamoci adesso. Esatto. E gli faccio, cioè interrompo il mio discorso di prima, gli faccio: e quello posso, puoi farmelo vedere o posso vederlo? E guardo e fa: che cosa? Quel medaglione. Lo sto indicando, Lo copro con una mano e fa: sei anche una ladra? Cosa vuoi dal mio medaglione? È strano, l'ho sognato. E io sono... la cosa mi lascia un po' basito. I miei sogni hanno un senso. La cosa mi lascia un po' basito, perché più che altro ti arriva una persona sconosciuta e ti fa: ho sognato sognato il tuo medaglione. È la prima volta che probabilmente lo vedi. Che stregoneria è questa? Visioni. Purtroppo sono arrivate dopo un spiacevole della mia vita, ma questo non è importante adesso. E quindi stavi dicendo? Il medaglione mi appartiene da tanto tempo. Perché? Ti interessa? Certo che mi interessa, se non te l'avrei chiesto. Non è in vendita, se è quello che stai dicendo. No, sto dicendo quello, sto dicendo perché hai un medaglione. È il simbolo che mi interessa. Non so che cosa significhi. Non sappiamo in realtà cosa significhi. È importante per noi, ma... apparteneva a una persona che è scomparsa molto tempo fa. Io gliel'ho preso. O meglio, io l'ho ricevuto alla sua morte. Ma non voglio parlare di questo. Beh, l'unica cosa che so con certezza ora, mio caro Sverrir, è che io e te abbiamo un fatto condiviso. Per questo ti dico che ancora di più evita di metterti nei guai a caso. Ok, detto questo, cosa fai? Torni indietro o... Detto questo, vedete che arrivano gli altri. Ok, cavalleria. Ti indico e faccio segno con la testa, e te probabilmente ti giri perché c'è gli altri che stanno arrivando, e faccio: questa è più matta di quello che pensavamo. Sì, è anche più matta di noi, ragazzi. Fatto condiviso, ma
E accendo, e accendo proprio un sorriso finto, con degli occhi gialli e neri. Fantastico. Sverrir, pensavamo di passare la notte alla locanda, ci hanno detto che c'hanno dei letti, le camere, tu vorresti dormire in taverna? Perché pagare quando c'è un villaggio disabitato? Sverrir, allora però non capisci, c'è uno spirito che infesta il villaggio, almeno dormiamo al chiuso. Te lo pago io. Ti guardo, entro nella prima casa lì che avevo visto, che mi avevi detto. Che è aperta. È aperta. È solo polverosa. Lì fa, c'è solo della polvere qua. Non beh, allora dormirò con te. E io faccio un passo indietro. Distante, no, non ti voglio dormire addosso, non ti preoccupare, non sei il mio tipo. Non è quello, è disabitata, non è ridotta male. No, Zaza. Grazie. È ridotta male, non è... Per il follow. La gente se n'è andata per la paura, non perché era infestata questa casa. Non ha senso spendere dei soldi per andare in locanda, in quella taverna, insomma. Okay. Poi l'oste mi pare un tipo poco ragguardevole, soprattutto se è rimasto in una città infestata. Ok. Però fate le vostre considerazioni, fate i vostri sacrifici agli dèi, consultazioni varie, formule magiche, eccetera, eccetera. Dai, alla fine non è. Anche se dico non dico formule magiche perché non so che esista la magia. Allora. Quindi, cosa volete fare? Volete dormire nelle case disabitate, che ci sono, non saranno comode come... Cioè, più che comode, la comodità alla fine è molto la stessa, perché la taverna è rozza allo stesso modo. Soltanto che, chiaramente, la taverna ha in ogni stanza un camino per tenere, diciamo, la temperatura. Nelle case spente... Il camino c'è, ma chiaramente vi dovete trovare tutto quello, tutto il necessario per accenderlo, e per quanto alla fine, se mettete e bruciate un po' di roba, alla fine è praticamente tutto di legno, in casa dico, anche rompere una sedia e buttarla dentro per accendere in maniera, senza perdere troppo tempo, ce la fate. Ditemi poi cosa volete fare. Io credo che potremmo dormire comunque... in locanda, cioè questo povero uomo è qua praticamente da solo, non passerà nessuno in questo villaggio. Sì, anch'io. Gli spicci non gli faranno male. Esatto, mi sembra una buona idea far girare l'economia locale. Sverrir, Else, Aslok. E poi non mi dispiace l'idea di dormire su un letto più comodo con al caldo, ecco. Io avrei problemi a dormire dentro una casa o dentro un villaggio in realtà, quindi. Ok. Aslo Kelsey, che fate? Io dormirò insieme. E la cosa che mi fa ancora più inquietudine è forno. Ok, quindi chi va in locanda? Quindi Gunnird e Arvald vanno in locanda. Aslak? Io andrò con Else, abbiamo delle cose di cui parlare. Ok. Chi ti fa il festino? Sverri. Perfetto, quindi. Fa così a Sverri che non sta da solo. Quindi, voi tornate nella locanda. Vi fate intanto comunque ancora è presto, la notte non è scesa. Cosa volete fare? In locanda? No, in generale. La notte non è scesa, immagino che voi, o almeno che non vogliate riposarvi per il viaggio che comunque avete già sulle spalle.
allora a quel punto andate a dormire e si salta poi alla al giorno dopo, oppure se volete fare qualcosa di importante, nel senso se volete andare a vedere la casa, se volete parlare con i villici che ci sono ancora. Magari mangiare? Beh, mangiare sì, certo, quello non è un problema. Scusate. Andate alla locanda, non è un problema. Sì. Infatti sa la reaction. Io e Elsie andrei a dare... parlare con il fantasma? Con il... come si chiama? Il Dise. Io e Elsie andrei a guardare, a dare un'occhiata alla casa. Sì, questa è una buona idea. Ok. Sì, vorrei... solo arrivarci preparata. Appunto, cioè la mia idea era più vedere la situazione di quel Deezer. Beh, sono esseri. Sverrir, ti ha attaccato? Mi ha guardato con uno sguardo inquietante, mi ha fatto celare il sangue delle vene, ma no, non mi ha attaccato perché sono scappato prima. E non ti ha seguito? No, perché sono arrivato in locanda. Magari non può uscire dalla casa. Dove ti è apparso Sverrir? Esattamente dentro la casa. Appena è entrato. Bene. Magari se bussiamo ci viene da qui. Magari dovremmo bruciare la casa. Se questo liberasse lo spirito e lo lasciasse andare libero per ovunque, non saranno problemi nostri. A quanto ho capito, non è la vostra missione. No, ma già che siamo qui, stavamo pensando di aiutare questa povera gente. Questa forse... povera gente forse non vuole essere aiutata perché non si sono aiutati da soli, non scappando da qua. E non fuggendo in un posto più sicuro. Beh, Sverrir, l'attaccamento alle proprie radici, come tu ben saprai, è... ti guardo con sopracciglia arcato. È difficile da smuovere. Alla fine tu hai vissuto, come mi hai detto, quanto, 30 anni nel tuo solito bosco? Penso al mio solito bosco che si estende per miglia e miglia e dico... Queste persone sono nate e cresciute qua. Vedete, intanto che voi chiacchierate, una donna che va alla locanda e dopo un po' ripassa con un cesto di roba da mangiare. Dove se ne va? È venuta da una casa, è entrata in locanda, c'è stata quei due minutini, tre minutini, e poi ripassa per andare verso da dove è venuta. È una delle poche persone che avete visto. Fai conto che avete visto all'arrivo, avete visto in lontananza una, due persone. Questa è la terza. Età circa? Cioè giovane, vecchia? No, è a mezza età. 35. Sì, è una mezza età nel senso, cioè nel senso, per farti capire bene o male. Sì, 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 sì. No, non è che sai quanti ce n'ha. 32 anni a 7 anni. Andiamo a vedere quella casa allora. Sì, sì, è una buona idea. Vorrei chiedere prima l'intercessione della mia dea per capire almeno. Potremmo ritirarci un attimo io e te, Else. Magari un attimo di meditazione potrebbe aiutarci. Te lo dico super seria, sempre seria. Sì, 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 certo, certo, ovviamente. Master, domanda. Sì? Punti fede, quando si recuperano?
quando dormi. Esatto. Yes. Grazie. E niente, io vado con la mia amica Haslaug a parlare. Ok, quindi Gione e dei. Direi che si fa una scena, almeno che voi non diciamo, la cosa è, volete entrare nella casa? Lei? Ho capito male? Sì. Ok? Quindi, vogliono una scena prima. Grazie, Weird Team, per il follow. Diciamo, facciamo una scena prima di preparazione. Quindi, loro vanno a pregare, vanno a fare un'intercessione. Voi che volete fare? Grazie mille. Grazie. Io aspetto guardi che loro facciano la loro seduta. Ok, quindi voi non Sverrir? No, io anche te aspetti. Io aspetto e se posso entro nella casa polverosa, mi accendo un breve fuoco dentro il camino e cucino arrostisco i due conigli che avevo preso, la lepre che avevo preso l'altra volta, che avevo ancora nella sacca. Ok, quindi voi Gunnir e Harvard non fate niente, state lì e aspettate un po'. Esatto. Sverrir fa questo, Else e Haslaug, cosa volete fare? Quindi cosa diciamo volete pregare, volete fare un'intercessione? Allora, io vorrei utilizzare, però probabilmente dopo perché c'è una durata limitata, un'intercessione che si chiama Sguardo di Windinna. Ok. Ora, la mia domanda, appunto, è che qui c'è scritto ti concede il potere di leggere il cuore e la mente di un soggetto, ok? Quindi io immagino che sia utilizzabile per capire, diciamo, le intenzioni di una persona circa di un soggetto. Sì. Ok. Sì. Te lo vuoi fare ad entrare nella casa? Esatto, vorrei farlo. L'idea è che sarà possibile cercare di capire le intenzioni e le motivazioni di questo genere, oppure no, sto pisciando fuori dal vaso. Okay. Beh, se non c'è scritto un limite, dovrebbe essere in generale. Sono due round, quindi facciamo. Ok, diciamo che te non ti prepari perché dura un minuto, però lo fai prima di entrare nella casa. Esatto, no, l'idea è proprio quella. Ok. E di aumentarlo vorrei. Vabbè, poi lo dico dopo. Però nel senso, vorrei fare un po' ciccioso. Ok. Allora. E niente, però prima magari mi vorrei preparare, visto che so che c'è una difficile con Haslaug. Ok, Haslaug? Ok, io direi che mi guardo intorno e cerco se c'è un tempio, semmai, in cui recarci. Per prepararci. Allora, il tempio c'è, però fai conto che i pali esterni sono rotti, sono spaccati. Quindi non si può entrare? No, la porta è aperta, i pali davanti, sacrificali, sono rotti. Vabbè, ma se c'ho il palo io... Sì. Vabbè, quelli sono i pali sacrificali, quelli belli, grossi, per metterci roba importante. Poi tanto non abbiamo nessun robo da sacrificare. Sì. Ok, cosa... ok, vedete che c'è questa diciamo chiesa dove ci sono principalmente delle panchine e una specie di altare in pietra a capo, dove poi c'è diciamo la parte un po' rialzata. Else, dovrei... Chiuderò nella preghiera. Grazie, non ho mai
chiesto intercessioni o preghiere alla saggia Windin. Ok, quindi Asla, te vuoi semplicemente pregare? Sì, cerco, okay. Cioè la mia intenzione è quella di aiutare Else a intonare semmai il canto, la benedizione che sta chiedendo. Ok, ok. Bene, perfetto, perfetto. Quindi la scena è questa. Voi vi mettete a pregare all'altare e Else, quindi te cosa mi fai? Sguardo di Windin, vuoi potenziarlo? Vorrei potenziarlo in modo tale da aumentare la durata e il valore di situazione. Ok. Quindi aumento di più 3. Ok, quindi tirami e hai un bonus di più 2 per la preghiera, che okay. È aiutata anche da Aslog. Ok, allora qui mi riaiuterai perché io... Allora, devi tirare. Devi semplicemente avanti. Tirare, sì. Ho fatto un tiro a vischero, perché ho tirato 15. Ah, però hai più 2, quindi... Quanto hai a fede? 10. A fede ho 10. In totale. Cioè... Allora, 10 di fede. Dovresti avere tipo 13 o 14, se non sbaglio. Devi sì. Guardare la seconda pagina. Dove c'è scritto fede e magia. C'ha di più, Mi sembra. Magia. Valore abilità 16. Ok, valore abilità 16. Ok, allora. Più 2, quindi 18. Però avevi un meno 8 perché... Perché avevi appunto... Cioè, è la difficoltà della... Sì. Dell'intercessione. Quindi... Alla fine della preghiera e intonando una cantilena, riesci a collegarti a Windin, riesci a sentire un potere che ti scorre, ma che istantaneamente cade e si azzera. Okay. Mi si consumano i punti sacri. Sì. Che sono 8, giusto? Esatto, hai speso 8 punti perché è un incantesimo di livello 4, cioè un'intercessione di livello 4. Più 3. Più 3, quindi 11. Boia. È molto difficile fare gli incantesimi alti perché c'hai un malus importante. Sì, poi hai fatto un tirone, un tiro un po' marcio, però vabbè. Ok. Finito questo, si passa direttamente alla scena dove voi siete tutti davanti, vi ritrovate quindi davanti alla casa, a un metro dalla questo grande foro dove vedete assi spaccate verso l'esterno e siete lì, pronti ad entrare. Com'è andata la preghiera? Non bene, purtroppo. No, mannaggia. Evidentemente non vogliono che seguiamo questa via, forse. Oppure... Forse è una saggia decisione entrare. Non sempre è semplice arrivare alle loro orecchie. Magari sono occupati. Argomento. Sì. Che fate? Entriamo anche senza il favore degli dèi. Non so se è una stata idea. Io, se Aslog dice che gli dèi sono con noi, anche se non siete riusciti a parlarvi direttamente, mi fido. Secondo me è un tentativo c'è da farlo lo stesso. Perfetto, io sono di mia nipote. Ok. Come
ci comportiamo? Qual è il nostro piano d'attacco? Dovremmo cercare forse di parlarci, non lo so. Quindi non andiamo non lo so. A testa bassa a cercare di colpirlo. Beh, direi di no, Gunnirt. Ok. Allora ti metto l'ascia. Però lo scudo lo tengo sempre, okay. Lo scudo okay. Lo tengo in braccio. Ok. Perfetto. Come entrate? Io sto davanti insieme okay. A perfetto. Con me. Sverrir, Arvald e Else, come entrate? Cioè, ci sono davanti Gunnir e Aslaug. Yes. Yeah. Perfetto. Io sto proprio cioè in realtà io entro solo quando loro sono già entrati e non sento okay. Problemi quindi sei urla di dolore ok quindi sei in fondo al gruppo sì. Entrate, vedete la stessa scena che ho descritto l'altra volta a Sverri, dove appunto c'è questa casa che ormai è completamente anche gli interni ghiacciati, rovinati dal tempo, dalle intemperie. Un come se fosse passato qualcosa di grosso sul terreno. Vedete che ha spaccato le assi e appena entrate tutti un freddo gelido vi attanaglia, un odore di morte vi inonda e vedete davanti a voi, a pochi metri, una figura che è completamente dilaniata, manca di una parte del corpo, la parte del viso è completamente sfigurato, ha degli occhi che sono vuoti ma che fissano ognuno di voi come se riuscisse a guardare non la persona ma l'anima, e mi dite quanto ci avete a psiche e io vi faccio un bel tiro di paura. Io ho più uno. Io più due. Ok. Uno. Due. Uguale. Allora. Per tiro per Aslaug. Aslaug, te hai quanto? Scusami, a psiche? Più due? Meno uno sarebbe. Meno uno, quindi hai 6 punti paura. Ti prendi 6 punti paura. Else. Quanto hai te? 1 più 1. Più 1, ok, porca puttana. È negativo. Se voi allora avete psiche positiva, se voi avete psiche positivo, ottenete modificatore negativo. Sì, quindi è il fattore paura. Sì. Sì, okay. Esatto. Ok. Ok, te quanto hai? Else. Tirato un sacco di dadi, se non hai idea. Meno uno. Ok. Else, se ti prendi 28 punti. Porca. Scusami, 29 Aia. Punti. What the hell? Aspetta. Perché 29? È perché c'ha il tiro aperto sulla paura. Dopo poi ve lo descrivo per bene cosa vi succede. Arvald. Te hai quanto a psiche? Più 2, quindi fattore paura meno 2. Ok. Ti prendi 11 punti. Gunnird. Io ho meno 1 di fattore paura. Ok. Anche te ti prendi 12 punti.
Sverrir, tu fortunatamente sei salvo perché l'hai già visto, eri abituato, diciamo che non hai di nuovo questo attacco di panico. Comunque mi si gela il sangue. Sì, assolutamente. Passando da Aslaug, che rimane impietrita, ma comunque riesce a tenere saldo, Gunnir de Alvald rimangano impauriti. Vedete, descrivete pure voi se volete, eh? Sì, io... Cosa la scena, diciamo, descrivete pure voi la scena, che fate conto che avete paura, perché avete superato il 10 della paura, quindi siete impauriti. Io faccio una cosa che sul campo di battaglia non farei mai, faccio un passo indietro. Ok. E il terrore si vede nello sì. sguardo. Arvald? Direi anche io mi cavo sotto terra. Ok, anche tu fai un passo indietro. E poi suppongo che avendoci accanto Else che ha preso 28, ti arretri di un passo, ti sbianchi, e anche tu hai una visione, una faccia impaurita. Sì. Else, descrivimi pure. Cadi a terra. Terra, okay. Spaurito, paurita una merda, e faccio andare indietro tutto. Ok, quindi Else sono al quarto livello di paura io. Quarto, madonna. Else, te cadi a terra, rantolando, piagnucolando anche di paura, e cerchi anche tu con le mani di strisciare verso l'uscita. Quindi praticamente Sverre vengano tutti verso di te. Come volete farsi dimostrare. Vedete che lui rimane fermo. Okay. Ma sentite un vento gelido che vi passa sopra di voi. È una voce che è veramente soffocata e appena udibile, vi dice: aiutatemi. Oh no, fanculo, vai. Okay. Io che sono, immagino, l'unica che è rimasta un po' più salda. Assolutamente. Te sei l'unica a questo punto davanti, perché Gunnir ha fatto un passo indietro, arretrando di terrore. Ovviamente ho sentito anch'io il... Assolutamente, la richiesta ho sentito d'aiuto. Tutti questa cosa. Io, se posso, visto che comunque loro sono venuti tutti verso di me e si sono probabilmente andati più indietro di me rispetto a questa cosa, quando vedo Else che fa striscia rantolante, un po' c'è tipo mi rinsaldo e fa... L'avevo detto... Però quando ora sento questa voce per bene e vedo più avanti Aslaug lì davanti, guardo un attimo la stanza per bene per capire che cosa dobbiamo aiutare, cioè... Ok, vedi quello che ha è passato agli altri. La parte opposta della figura che ha terrorizzato i tuoi compagni, c'è un'altra figura bianca questa volta, che è fumosa, che si forma e prende una forma umana di una donna che guarda, non guarda verso di voi, guarda verso l'altra figura oscura e si abbassa come a proteggersi in un angolo. Ma okay. Somiglia, cioè
la figura bianca che si è formata adesso somiglia al fantasma che ci ha No, terrorizzati. no, il fantasma che ha terrorizzato è ancora lì davanti a voi. È una figura più definita. Ok. L'altra è fumosa. Ha una. Sì, è molto più trasparente. Quell'altro è quasi più definito, per quanto definito possa essere. Ok? Ed è dall'altra parte che si accuccia. E io che sono comunque più avanti, anch'io noto la figura fumosa o l'ha Sì, notata la noti soltanto anche te. Ferris? Guardando negli occhi il Deezer, che sensazione mi dà il suo sguardo? È uno Odio. sguardo arrabbiato? Odio. Io sussurro, siamo venuti per questo. E guardo la reazione del fantasma. Vedi che la ora lo appena diciamo, voi siete ancora terrorizzati, però anche voi riuscite a vedere quest'altra figura dall'altra parte, anche se siete in preda al terrore. Questa figura nera a questo punto apre la bocca, o quello che ne rimane, e fa un urlo che vi rigira le budella. Ancora di più. Quello che vi trasmette l'urlo è un'inquietudine. È il diesel, Esatto, sempre. è sempre lui. Vi trasmette un'inquietudine terribile. Ma quindi c'è, cioè, fisicamente, no? L'aspetto del volto delle due figure è diverso, cioè non Assolutamente, sono. sono due figure di diverse, Ok. completamente diverse. Uno è un uomo e l'altra è una donna. E lo vedete proprio che uno è oscuro, ok? E l'altro è fumoso, è molto più fumoso, come se avesse meno energia, ma è un'energia bianca. Ok, e il locandiere ci aveva detto che qui ci viveva un uomo e la moglie, erano stati macellati. Esatto. Ok. Quindi, a questo punto, almeno che non scappate via, Non si molla un cazzo qui. mi virate però, mi dovete dare a questo punto Iniziativa. iniziativa. Io no, non scappo di sicuro. Anch'io non Ok, scappo. Io ok. rimango al fianco di Aslog sempre, sempre e per sempre. Io arreso un altro pochino, però rimango Bravo, lì. grazie. Allora, Io chi si rimango in fa? realtà fisso perché non mi ha spaventato la seconda volta. Io vi lascio 5 secondi, mentre tirate iniziativa. Fate conto, siete a 2 a 2. Giù. Ok. Ora in questo caso c'è Aslog di un passo davanti a Gunnhild. Arvald e Ilse hanno arretrato anche loro di un passo, e quindi Sverrir praticamente cioè sono molto vicini a te. Ok, io fai come l'altra volta che vai in ordine Esatto, sì, decrescente, esatto. ok. La paura funziona anche su iniziativa? Ah, giusto. La paura, esatto, vi dà Meno uno a meno tutto. uno e Sì. per quanto riguarda invece Else meno 3, mi sembra. Meno Meno 5. Meno 5. Sì, è meno 1, meno 3, Esatto. meno 5. Giù al quarto se arrivo. No, è tosto, ho fatto il tiro aperto, è devastante. Sì, no. Fate più di me, mica faccio le parti di merda alla gente e poi mi pagate per È vero. ah, cioè. Ma infatti Però vedete, non ci sono aspetta infatti, dopo. sì.
Io ho fatto 11. Ok, allora, a questo punto parto da... che cazzo, sbaglio sempre. Allora, 15 manuali. Allora, ok. Venti, 19, 18, 17, 16, 15. Io 15. 15, vai. Arvald. Beh, allora io... in realtà sto pronto a proteggermi con il mio bastone e arretro un po'. Ok, ok. Quindi praticamente vai accanto a Sverrir. O sì. Vuoi uscire proprio dalla casa? No, voglio uscire. Ok, quindi arrivi al limitare della casa accanto a Sverrir. Esatto. E, ti e sei pronto a proteggerti. Esattamente. 14. 13. Io. Vai, Sverrir. Io impugno l'arco e provo a sparare una freccia a quello brutto rispetto a quell'altro. Ok, quindi quello davanti a voi. Sì. Ok. Tirami pure. Dimmi quanti punti battaglia usi. Insomma, tutti. Se non ti ricordi, me lo dici. No, no, tutti, tutti. Tutti, ok. Vai. Quindi... ho fatto 5, cioè avevo 15, quindi lo prendo. Ok, giusto? Sì. E danno è un di 10 più 2. Ok. Aspetta, ho fatto 10. Ok. Quindi c'è il tiro aperto, ritiro. Ho rifatto 10. Porco. Ho fatto 7. Quindi ho fatto 27 più 2, 29. Ok. Vedi che... anzi, dove... descrivimela te. Ok. Non lo uccidi, chiaramente. No. Però, avendolo già visto una volta, vedo dove è aperto, dove ha un'apertura bella grossa, e praticamente tendo l'arco in maniera molto più salda di come tremavo l'ultima volta. Okay. E scocco la freccia esattamente in un'apertura della, in un'apertura di una ferita, e lo prendo con una precisione millimetrica in quel punto. Ok, vedi che la figura viene colpita e urla di dolore, dello stesso, praticamente lo stesso urlo di prima, che vi gela il sangue, ma è ferito, è stato colpito. Io l'avevo detto. Non funziona. Io ti ho dato retta. Bravo, bravo. L'unica vera conoscenza è quella sul campo di battaglia. Quindi, sarà arrivati a 13, vero? Sì. 12. 11. Io. Ok. Allora, Aslog risponde all'urlo del Viser con un altro urlo alzato verso il cielo. Ok. E in risposta rispetto a questo urlo sentite un tuono che irrompe dal cielo e provo a lanciare grido di battaglia. Ok. Con uno con due bonus. Ok. Ok, prendo, ho fatto 12. Ok. E semplicemente gli do più 2 alle azioni in combattimento, sia per me, a me più 1 e a Gunnhild più 2. Ok. Cioè, ti senti, Gunnhild, ti senti proprio carica, davvero rinvigorita al massimo, come se ti rendessi conto che è la protezione di Tyrd al tuo fianco nella battaglia. Bello. Ok, bellissimo, ci sta. Però ora sta alla creatura che oh no. Diventa
fumo e trapassa Haslaug, che è quella più avanti, e Haslaug mi devi fare un tiro con con VA 12. Ovviamente non si può parare, immagino, non tiro uno spirito che ti trapassa. Ah no, aspetta, aspetta, scusami, aspetta, lo devo fare io. Peccato, avevo fatto 6. Preso, anche io ho fatto 6. Ok. E vedi che trapassandoti ti gela, vedi che la tua spada diventa con una brina sopra, e anche il tuo vestiario si gela per poi riapparire accanto a te e ti fa 3 danni. Ok, non ero riuscito a pararlo, quindi no. No, no, ma non potevi essere, non potevi parare, dovevo fare io un tiro per colpire. Ok. Quindi a questo punto la creatura si è spostata accanto a Aslog. 10. Io. Vai, Gunnir. Allora, quanto è a distanza? Ce l'hai davanti. Ce l'ho davanti? Davanti. Perfetto. Allora io vorrei saltare e tirarle lo scudo in faccia. Tirargli lo scudo in faccia. Ok. Beh, che dire. Uso 13 punti battaglia. E c'ho il più 2, quindi... Giusto? Sì, anche hai questo. Più 2 all'azione. A tutte aspetta, le azioni. Perché colpire con lo scudo non so se. È io una... ho il. Aspetta. Sì, mi sembrava fosse un attacco normale, però non mi ricordo. Sì. Vai, che tira pure. Tanto. Ok, e urlo caricato da questo appunto ondata divina che mi ha dato Aslog. Gli voglio proprio andare addosso urlandogli in faccia. Ok, 10. Quindi okay. Passato. Vediamo i danni. 7 danni. Ok. Devi sempre sommarci la forza. Ok, forza. Quindi 11 danni. Ok. E ho 3 attacchi, giusto io? Sì. Anche con questo. Quindi volendo ne posso fare... Quanti punti battaglia hai usato? 13. Ok, ce n'hai altri 15. Dovresti fare un altro attacco, sì. O altri 2 se ti senti fortunata. No, ne faccio un altro perché poi ho paura che mi venga addosso e magari... Ok. Quanti punti usi però? Perché se vuoi usare per pararti, ti ricordo che servono i punti battaglia. Quindi se li usi tutti, non ti puoi parare. Ne uso 7 a sto giro. Okay. E tanto c'ho il più 2. Ok, quindi 9. Vai. 3. Ok, vai, preso. 5 danni. Più la forza. Sì, hanno aggiunto la forza. Uno di dado. Quanto? 3? E fatti 5 danni. 5 danni, ok. Colpisci la prima volta, vedi che lo accusa molto di più, ma anche la seconda comunque, colpisci la creatura che... vedi che inizia a... perdere, diciamo, di forma corporea e inizia a essere molto più fumoso. Perfetto. E grida comunque anche questo come... Sempre a berciare sti genti. Sempre a berciare. Ci si urla in faccia. Sì, sì, l'ho fatto. Quindi, 9, 8, 7, 6... 5,
4, Else, da cazzo sei? 2, 1, 0, meno 1, 2. No, Else, davvero, cosa fai? Ok, sì. Ma anche solo te. Io sono tipo meno 5. Ah, per puttana. Allora. Era davvero un fondo. Allora, io vorrei provare a usare l'intercezione. Ok. Ah, protezione dal Vipner. Ok. Senti, io non lo so perché. Perché non lo so io, giocatore. Sì. Ma la paura aumenta anche il costo della roba? No, no, no. Però è, ti dà un malus sulla prova. Perché ti dà meno 5 sulla prova. Sì, è molto cattivo. La paura è. Cioè, te sei terrorizzato, te tremi. Quindi anche lanciare una magia ti distrugge. Vabbè. Giustamente. Esatto. Ci provo, devo fare. Provo a utilizzare questa magia, si chiama protezione dal Bitcoin. Ok, cosa fa? Il soggetto è avviluppato da una fiammata che purifica il suo corpo da ogni tipo di male, di trasformazione e di influenza in sterra. Ok, va bene, ci sta. Questa intercessione scaccia da bersagli tutti i pensieri esterni che sono stati evocati attraverso il Vitner e hanno un effetto negativo. Ok. Non è lo stesso Storm Celt a farlo, quindi niente, questo. Buono, provo. Vai. Ok, il tiro è abbastanza buono. Allora. Ah, il tiro è 7. Mi devo aggiungere 5. Sì, quindi vai a 12. Più devi... devo aggiungere 6. Esatto. No, ma è 18. Ah, vabbè, niente. Ok. Anche questa volta cerchi di l'aiuto della tua dea, ma incanalando preghiere e cose senti che non risponde. Questo perché balbetti dalla paura. Esatto. A questo punto si ritira iniziativa. Anche se dopo fa davvero schifo. Oh, bello. Ok. 9. Ok. Quindi 1. Bene, perfetto. Almeno il più 2 si aggiunge anche all'iniziativa? No, è soltanto nelle azioni di combattimento. Ok. Ok. Quindi 20 19. Aspetta, aspetta, devo fare il calcolo. Ah, aspetta. Scusami, scusami. 3, 2, 1. Ok. Vai. 20, 19, 18, 17. Io. Vai. Allora, visto che è sempre lì, di nuovo provo a continuo a tirargli lo scudo in faccia. Okay. Puoi anche prendere l'ascia, eh? Ti costa. Vabbè, però esatto. L'estrazione. Sì, e poi mi costa anche un sacco di iniziativa, quindi al momento continuo. Okay. Con lo scudo. Ok, vai. Sì, era soltanto per... Esatto, sì, sì. Allora, con uso 10... Ah, il più 2 di prima c'è sempre? Sì. Perfetto. Dura 2 round. Ok. Uso 12 punti. Battaglia. 2. Quindi direi che ho preso. E... 6. 6 danni. Poi ne uso altri 10. Ok. Ah, cavoli. No, ho fatto 13. Ok. Quindi quanto hai fatto al primo attacco? 6 danni. Ok. Gli dai una scudata sulla faccia. Vedi che il fantasma, il Deezer, si prende il colpo e inizia a
sfumare ancora di più dove è stato colpito. Vedete che ormai è quasi scomparso. Abbiamo usato anche l'ultimo attacco. Abbiamo usato anche gli ultimi 6. Perché ho fatto 12 e 10. Eh sì. Quindi 6. Vai. Sì, quindi con 8 colpisci. Ah, troppo. 12. Niente. Niente. Quindi vai a vuoto per le seconde volte. E Erite 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Okay, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Sì, sì, 9, sì. Sembra di buono di fare i... il bingo. Tombola. Davvero. Beh, io ora rinvigorita dalla mia dea... carico con la spada. Ok, te Aslag, una cosa, è rientrata già con la spada sguainata? Io la spada la tengo sempre in mano, non ho il portafoglio. Ah, ok, te fai il giro. Ok, ok, che bello. Ma l'aveva detto anche l'altra volta. Io vado a giro con la spada in questa maniera. Ok, ok, va bene. Più o meno. Vai, allora niente, come l'ho detto, tira. Infatti state attenti se mi giro perché è bella lunga la spada. Cioè, come ti chiami? Ti giri e decapiti qualcuno. Sì. Ok, ho fatto 7. Avevo 12, ne ho usati 10, quindi... Ok. Prendo. Vai, colpisci. Cinque... più 4, 9. Ok. Vado da fondo di dritto, cioè proprio per infilzare il Deezer. Ok, affondi il Deezer che era davanti a te nella pancia. Vedi che la lama si congela, ma il Deezer, con un ultimo urlo che gela, che vi gela il sangue nelle vene, scompare in un fumo nero. Ok, io appena mi ricade la spada verso il basso, perché comunque il fantasma certo. È andato via, quindi ricadrà, mi giro verso la figura bianca. Vedi che la figura bianca in questo momento viene verso di voi, diventando fumo, vi appare davanti a voi in una forma molto molto fumosa, quasi come se non avesse energie, in confronto all'altro che era come se fosse lì, e con un leggero sospiro vi dice grazie e sta lì davanti a voi. È sempre lì ferma? È lì ferma. Perché non se ne va? Mi giro a Aslog. Perché non se ne va? Non lo so. Adesso dovresti tornare ad Elgar. Vedi che si avvicina a Aslaug, che è, diciamo, la persona più davanti, diciamo, del gruppo, e fa quello che state cercando. È a nord. Circoscriviamo un po', grazie. Quello che ha ucciso me e mio marito era il possessore di quello che state cercando.
Quindi lei è stata uccisa da quel famoso eroe, quello di cui narrano gli Skald. Non era più un eroe. E con l'ultimo filo di voce che dice questo, vedi che il fumo sale e scompare. Ah, ma quindi quel fantasma lì era il marito? Quello che avete ucciso prima era il marito. Sì, sì, no, lo dicevo io, io Gunnir da loro. Ah, ma guarda, ecco. Penso proprio di sì. Eh sì, Gunnir. Ah, ecco. Io guardo... Aslag, come stai? Ti è passato attraverso qualcosa? Sì, esatto. Diciamo che starei meglio davanti a un fuoco caldo, zio. Più che altro, Else. Io guardo Else, che è dietro di me. Terrorizzata. Vedo il fantasma andare via e gli faccio: prima è sempre meglio dare un'occhiata alle grosse case con i buchi. Io non rispondo. Sei in posizione fetale, così. No, c'ho tipo due occhi così e guardo verso l'alto. Ok, Else, però tu inizi a riprenderti. Tirami un D10 per vedere quanta paura ti levi. Intanto tirami un D10. Poi... Lo tiriamo tutti? No, solo lui. Tutti. Siamo tutti degli scarsoni, impauriti. Tutti a parte Sverir, perché 10. No, chiaramente. 9. Perché non io ho tolto solo 3. Io ho tolto 8. Io esco fuori da lì, okay. Mi chino un attimo per terra, guardo un attimo il terreno e mi giro verso parte sinistra. Era meno inquietante di quanto pensavamo. Sì, lo so che mi sono cagato addosso la prima volta, ma non è questo il punto. Sono stati bravi. Anche tu sei stato bravo, Sverrir. Non lo sentite. Ah, ok. Ok, io mi ritiro la spada sulla spalla, mi giro e mentre mi avvio verso l'uscita gli dico: quella donna, non so se l'avete sentita. In particolare lo dico a Gunnild e ad Arvald, che sono più davanti, immagino. Sì. Non so se l'avete sentita. Oddio. Ok, allora lo dico un po' più in generale. Non so se l'avete sentita. Anche lei ci ha detto che quello che cerchiamo è a nord. L'ha attaccata l'uomo che possedeva il medaglione che stiamo cercando. Quindi dovremo cercare la creatura che ha combinato questo disastro. Sì. Se vogliamo dare una speranza al villaggio, sì. Ma mi ricordo male, Ollocandiere aveva detto che l'eroe non era più umano? Cosa aveva detto di preciso? Ha detto che chi l'ha visto, uh-huh, ha visto entrare un eroe e uscire una creatura. Ok, e... io ti volevo chiedere una cosa. Quel lupone gigante abbiamo visto, che io sappia, è una cosa normale? Allora, fammi un tiro di conoscenze, però hai comunque un bonus. Hai un bonus di più 3. Ok. Perché comunque te sei un guerriero. Ho fatto 20. Ok, certo, fallimento. Ma allora, tu non ti è mai capitato di vederlo? Ok, va bene. Lo dico uguale. Però comunque, diciamo, alla fine raccontano di lupi capobranco più grossi. Okay. Però tu non l'hai mai visto. Va bene. Ma quel lupone grosso che abbiamo visto stamani, no? È una cosa normale secondo voi? Cioè è un normale capobranco? Ora che ci penso un attimo,
Ti rispondo sì. Ok. Soprattutto i lupi sono tanti, si sono moltiplicati in molti modi negli ultimi anni, soprattutto perché gli uomini si fanno troppo la guerra e lasciano troppi cadaveri a giro. Mm. E sospiro un pochino. Ok. Cioè, io nel mentre mi reco verso Else, e se è ancora a terra l'aiuto sono ad... Ah, ok. Sì, okay. Ora siamo un pochino più tranquillizzati. Sì, ma ero un piede anche per lanciare l'intercessione. Cioè, sotto l'intero mi sono alzato, lancio l'intercessione e l'ho scazzato. Okay, okay. Forse dovremmo chiedere, insomma, un po' alla gente del villaggio per sapere che tipo di creatura è diventato questo... Pure sì, dovremmo anche avvisarli che abbiamo scacciato... Ah, è vero. Lo spirito. Forse dovremmo anche riposarci perché domani ci attende un lungo cammino. Eh sì. Sì. Comunque, Asa, che credo che... Forse... visto quello che ti è successo, dovresti dormire anche tu in taverna. Penso anch'io. Beh, visto che ora non c'è più neanche il fantasma... ancora una ragione in più per venire fuori e non pagare, soprattutto perché poi Sverri guarda sempre le sue tasche e sente il vuoto che c'è dentro. C'era un camino dentro la casa, Sverri, non so, certo, se ci sei entrato. Certo, ci ho già cucinato due prede. E le sei mangiate da solo? Non le ho mangiate, ce l'ho nella sacca. Che buone. Ora sì che sono deliziose. Se vuoi, penso... possiamo, visto che non sono abbastanza, però ho visto qualche erba fuori da qua, faccio un salto veloce e potremmo fare un ottimo stufato, ricetta della casa. Non sarebbe male. E ti accenno un sorriso con i denti neri e gialli sempre. Tipo, Io rimango abbastanza impassibile anche allo schifo dei denti gialli e faccio... Sì, una cosa calda potrebbe non essere male. Bene, voi spolverate e accendete il fuoco e mettete un pentolone con dell'acqua a bollire. Io torno tra poco. E vado a cercare delle piante aromatiche poco lì fuori, che tanto so che crescono nelle vicinanze anche delle città, perché comunque non crescono in luoghi troppo selvaggi, quindi fuori dalle mura mi pareva di averne vista. Sì, assolutamente, non c'è problema, le trovi e torni verso di loro. E provo a cucinargli qualcosa di... mangiabile. Buono, mangiabile con i due conigli, le erbe, e ci metto dentro qualche avanzo che avevo di tuberi o roba del genere. Ok, ok. Allora, cucini, non viene niente di speciale perché tu non sei neanche abituato. Grande Khaled. Se vuoi ti faccio una prova di cuoco, ho uno. Vai. Scusami. Non si vede niente. Cioè lo schermo, lo sfondo bella e basta. Sta è bella sta foresta, sì. Non si vede. Ah, scusa, si vede la foresta, vero? Sì. Ah, aspetta, devo levare il... Quello è un uno davvero bellissimo. Fai, riesci a fare una cosa buona, per quanto tu, diciamo, non sia abituato a usare, cioè, diciamo, te mangi molto più in maniera molto più rude, però riesci a fare qualcosa di buono. Strano. Strano, sì. Ma la botta di culo? Davvero? Cioè, su tutte le cose su cui lo potevo su fare. Su tutte le cose, davvero, cioè, potevi... Ok,
Quindi gli dei sono... ah no. Quindi passate, cosa volete fare? Diciamo la scena io la concluderei, a meno che non vogliate, perché comunque è notte, ora è effettivamente notte. Io direi che la scena si potrebbe concludere così, che voi mangiate e andate a riposare per poi svegliarsi la mattina dopo. Direi se te volevi fare qualcosa. Io vado a meditare nel tempio tutta la notte. Ok, tutta la notte? Una cosa, cioè poi dormo lì, però nel senso l'idea è quella. Ok, perfetto, va benissimo. Quindi vi dividete dopo aver mangiato insieme quello che Sverrir ha cucinato. La scena si conclude con Sverrir e Aslaug. Quindi te rimani con Sverrir o vai con Ilse a pregare? No, la mia idea era rimanere con Ilse, però dopo aver visto che Ilse non è stata ascoltata da Windin, ho pensato fosse meglio rimanere nella stanza e lasciarla avere un tête à tête con la dea. Perfetto, quindi Sverrir e Aslaug rimangano nella casa disabitata, Gunnhild e Arvald vanno nella taverna dove il locandiere gli ha preparato una stanza, e Ilse va a pregare quanto riesce a reggere. Tra parentesi, passa un'altra ora, quindi tiratemi un altro di 10 per la paura. Io sono recuperata, ecco, totalmente. Okay. Io, sì. Quanto, Stella? 5. Vabbè, quanto sei, dai? Secondo livello. Vabbè, dai. Perfetto. E la scena, dimmi. Niente. Ok. E la scena si conclude così. La luce. Ciao Ire. Ciao Ire. La scena. No. Si ciao, riapre. Ire la dura. È vero, Ire la dura. La scena si apre con le luci dell'alba che passano dalle finestre e svegliano, e vi svegliano. Tra parentesi, fatemi altri due tiri di paura, 2d10. C'è ancora, quindi Cella. Solo Cella, sì. Cella quanto? 8 in totale. Mamma mia. Vabbè, piano recuperi, dai. Piano recuperi. Io appena mi sveglio vado subito verso la casa dove c'era Aslaug. Ok. E Sverrir. Sì. Direi che vi ritrovate tutti lì. I danni, i danni fisici si recupera quelli che ci sono della guarigione? Allora, i danni fisici si recuperano uno al giorno, però per se hai costituzione alta ne recuperi di più. Quindi se io a guarigione naturale ho scritto 2, ne recupero 3? Esatto. No, ne recuperi 2. La ricerca naturale è già quello che... Ok, esatto. Già sommato, perfetto. Bene. Io la mattina mi riprendo dello stufato che ho riscaldato. Ok. E le offro anche a Aslaug, se vuoi. Grazie. E bisogna essere in forze, ma... Non c'è Erse. L'avevi detto ieri a me che andavi al tempio, Cella? No, Ok. Oh, edgy girl. Erse non è tornata ieri. Un po' di Jared. Penso fosse ancora un po' sconvolta per l'incontro di ieri. Beh, Sverrir dell'alba. Ah, ok. Quindi ci sei? Mi vedete arrivare mentre fai il sì. Esatto. Ah, ok. E a me no, siamo tutti insieme praticamente. A me mi viene in mente, dobbiamo stare tutti insieme, non ti devi allontanare dal gruppo.
Questi scusi così e gli faccio: ah, ok, te l'ho detto. Meglio, c'è che fare. Oggi dobbiamo proseguire. Aspettiamo gli altri e poi partiamo. Anche perché okay. Bisogna partire il prima possibile per prendere più sole possibile. Anche assolutamente. Questo ve l'avevo sicuramente accennato già 2 giorni fa e già anche ieri, probabilmente. Ok. Quindi siete, vedete che vi riunite nella casa dove hanno dormito Sverrir e Aslaug e decidete quindi cosa fare. Cosa fa? Cosa ragazzi, volete fare? Prima di partire avvisiamo che non ci sono gli spettri. Esatto, che li abbiamo scacciati. Però io direi anche di interrogare un po' le persone per sapere appunto la forma di questa creatura in cui si è trasformato questo eroe che stiamo cercando, no? Giusto per sapere cosa. Non potevate dirlo al locandiere ieri sera? Il locandiere ha detto che non l'ha visto. Ha detto che le persone che l'hanno visto hanno detto che si è trasformato in una creatura, ma non ha specificato che creatura, perché non l'ha visto. No, ma io dicevo che il fantasma non c'è più. Ah, ah, ok. Sì, io immagino che voi l'avete detto. Sì, gli abbiamo detto, dai. È una cosa che chiaramente lui vi ha detto, ok, grazie, effettivamente ho sentito che questa sera non c'è stato quel dolore che normalmente veniva sentivamo la sera, e quel delle urla non ci sono più presenze, però alla fine vi crede il giusto. Cioè vi dice così, vi dice ok, l'avete scacciato, perfetto. Ok. Beh, Gunnird, se dobbiamo perdere tempo per interrogare la gente, direi di dividerci e fare velocemente. Sì, andiamo a bussare ognuno a una casa e ci ritroviamo. Riassumendo, per evitare di perdere tempo, voi parlate con varie persone, solo una vi dice che ha delle informazioni. Non lei, la donna di ieri. Non lei, esatto, era la donna di ieri che avete visto. Non lei, ma sua madre. Ovviamente. Che però è in punto di morte. Oh no. E muore subito dopo che ci dice le cose, no? Vi accompagna su. Alla forma di. E vedete questa. Di. Di cosa? Vi accompagna su e vedete questa signora anziana con i capelli bianchi, abbastanza pallida, che vi guarda quando entrate nella porta e fa. Vedi che sua figlia chiaramente si avvicina e fa: questi ospiti vorrebbero sapere della creatura che ha attaccato il villaggio. Vedi che lo sguardo della vecchia si sgrana gli occhi e con paura inizia a dire: beh, quello è una creatura che non ho mai visto a giro. Troll o lupi, sì, ne sono capitati qui, hanno attaccato alcune volte il villaggio, ma quella creatura corrotta era qualcosa che non avevo mai visto. Io ero lì. Ero lì, sì, era un serpente, aveva la forma sempre serpentiforme, ma aveva qualcosa di strano. Portava con sé
degli oggetti con... mentre scappava dal villaggio, come se l'avidità non avesse abbandonato, come se quella creatura avesse come se quella creatura non fosse solo una creatura. Io ho mai sentito parlare di serpenti, creature serpentiformi. Allora, sento la stessa cosa, cioè serpenti ladri. Same. Io lo chiedo a livello non a livello di creatura, piuttosto a livello dei miti e delle leggende che vengano raccontati nel villaggio, okay, soprattutto tra i mistici. Fatemi un tiro. No, io invece cosa? Più di conoscenze proprio delle creature. Conoscenze delle creature. Mostri. Cosa si vede? Comunque un 1. È 1, perfetto. Okay. Anch'io conoscenza delle creature? Sì, conoscenza delle creature. Devo smettere di tirare questo dado perché è dalla scorsa sessione che mi fa sempre 18. Ok, perfetto. Non c'è niente. Ok. Allora, quello che vi ha detto è molto vago, ma appena riprende fiato e dice un'altra frase, voi riassociate subito. La frase che la vecchia dice è: il viandante si era nutrito di un cuore. Quello che voi ricollegate è che esiste una creatura che un drago, che è considerato un drago, che si dice che il suo cuore possa curare ogni ferita e possa rianimare una creatura anche al punto di morte. Ma l'avidità del drago lo corromperà fino a rendere lui stesso la creatura. Questo si dice le leggende. Ottimo. Signora. Sì. Vuole che io o la mia compagna la possiamo aiutare in qualche modo? Visto il lungo viaggio e la tempesta che dovrà attraversare. Ormai per me non c'è più speranza. Non entrerò nelle sale, ma spero che quello che troverò non sarà morte o un al di là che non mi merito. Io annuisco con il capo e mi faccio indietro e basta. Vedi che la donna fa: ora è meglio che ti riposi. Grazie, signora. Su, vi accompagno. Vedete che vi accompagna e fa: spero che vi possa essere stato d'aiuto nel vostro viaggio.
Molto. È stato un aiuto prezioso. Grazie. Che stormi vedi su di voi? Altrettanto. anch'io le rimando indietro il saluto di Stormy. Facciamo la stretta di mano segreta di Stormy. Ora io mi rivolgo verso Sverry e faccio: ok, possiamo partire. Guidaci. Accenno con il capo e vi guido fuori dalla città. Vi allontanate dal villaggio che dopo solo un paio di ore nella pianura, una nuova foresta vi attende. Yay. E davanti a voi una fitta vegetazione. Oh, un paio di ore ti tiro due. Beh, piano, ormai sono a 24 ore, eh. Quindi mi rimangono? No, cioè, nel senso, è fatto così, praticamente. Inizialmente tiri dopo un minuto tiri un di 10. Dopo un'ora tiri un altro di 10. Dopo 6 ore tiri un altro di 10. Dopo 12 un altro e dopo 24 un altro. Ah, ok. Capito? E così per altre 24 ore, almeno finché non risuccede qualcosa che ti faccia spaventare. Ok. Mi faccio paura. Stronzissimo. Quindi, iniziate ad entrare nella vegetazione fitta. Il muschio e la vegetazione vi arrivano oltre le caviglie, che rallentano il vostro passo. E inoltre oggi è anche una giornata nuvolosa, probabilmente potrebbe andare a piovere. Bravi ragazzi, controllate i segni della terra. Sì, stavo per dirlo, stavo aspettando che il master finisse la descrizione. Io guardo l'ambiente, più che altro vedo segni di creature varie e avverto i miei compagni nel caso il veda. Fammi un tiro su, quindi, segnali delle terre selvagge. Che sicuramente passerò perché ho fatto 3. Ok. Che non c'è neanche bisogno di controllare, sì. Cioè, voi 10 di base. Vedi? All'entrata del bosco, o comunque dopo veramente delle rocce posizionate in un modo che ti ricorda che qui in questa foresta ci sono dei troll. Ok. Ma la presenza dei troll la ricolleghi anche al fatto che nella foresta c'è cacciagione. È una zona comunque ricca di cacciagione. Cosa che nella mia foresta mancava da un po'. Esatto. Infatti è da un po' che non vedo troll. Faccio un rapido check agli altri, cioè vi dico: vedete queste rocce? Sì. Ah, sì. Non sono rocce, sono segni di un passaggio di troll da questa foresta. Sì, sì, anch'io conosco i segnali delle terre selvagge. Sono un'esperta anche in questa cosa. E dovremmo cercare un po' di cibo per noi e cercare di non imbatterci alcuni troll. Esatto. E mi penso a tutte le strategie varie per evitare contatti con loro, quindi
quali sarebbero, Master? Se, okay. Mente, sicuramente non accendere un fuoco. Allora, mi fai un tiro su conoscenza creature. Ok. Ok. Di base sai comunque che i troll durante il giorno non sono presenti o comunque sono poco presenti. Sarebbe conoscenza mostri? Sì, esatto. Ok. Non so niente, però cioè non mi questo viene... lo sai di base. Sì, non mi soggiunge in mente niente di più, quindi vi dico sicuramente dobbiamo cacciare prima che cali il sole, perché i troll, e forse anche passare il più possibile in questa zona prima che cali il sole, perché i troll cacciano principalmente di notte, quando il sole non gli danneggia più. E detto questo, direi di continuare per un fino a trovare un posto abbastanza tranquillo e riparato, come so io. E da lì vado a cacciare e mi aspettano e si riposano. Ok. Vi addentrate nella fitta vegetazione, guidato da Sverdil, che guida il gruppo, e vi porta in un piccolo spiazzo dove ci sono prevalentemente delle rocce. La vegetazione si abbassa un po' di più e c'è possibilità di accendere anche un fuoco. E io vi saluto per andare a cacciare, perché se no non mangiamo stasera. Mm-hmm. Nel mentre vi dico di tirare su il fuoco con tutto per arrostire e vado a cacciare. Ok. Se posso dare un consiglio off game, vi conviene cacciare in più di uno se qualcuno sa cacciare. Infatti lo stavo per dire. Qualcuno sa cacciare? Io. Io no. Io sono le erbe, so cacciare. Io so cacciare. Ok, no, con cosa cacci? Con l'ascia. Ok. L'ascia si può lanciare. Non è comoda, perché sarebbe stato sicuramente meglio un arco, però poi bestie di taglia grossa, al massimo li puoi prestare te qualche trappola. Sì, io infatti gli presto qualcuno dei miei rudimentale trappole, quindi dei paletti infilzati, ti faccio al massimo lancia questo e proprio ti sbuccio un'asta di legno che trovo lì, una canna, e te la do, casomai ci puoi pescare. Ok, grazie, perfetto. La caccia, cosa volete cacciare? È molto importante. Volete cacciare una preda piccola, che fate conto non vi basta per nutrirvi tutti, una preda media che vi basta e vi avanza, o una preda grossa? Fate conto che la differenza è 4 ore, 6 ore, 8 ore. Io ti direi 6 ore. Però okay, una preda media. Mi confronto con Gunnir su questo aspetto. Sì, allora, sì, direi, mi sembra una buona idea, con una bestia di grossa taglia mi sembra assurdo perderci così tanto tempo. D'altra parte dobbiamo mangiare, quindi non possiamo certo nutrire tutto il gruppo con uno scoiattolo o un coniglio. Ok, fate conto, una preda media vi dà che è un cinghiale? No, il cinghiale è grosso. Ok, un cervo. Sì, in realtà non c'è scritto, però sì, io direi tipo un daino. Cervo cinghiale ci sta, che siamo meglio, dai. Il grosso è immagino... un orso. Grosso è un, esatto, orso, è un coso, sì. Ah, io direi sì, direi che cervo, renna, cinghiale.
Oddio, cervi Renna, e rana sono grossi, eh. Sono grossi. È vero, sì. Sono cerbiatti, quelli piccoli. Ok, cerbiatti, va bene. Cinghiali, oppure oche, roba così. Ci sono le oche nella foresta? Ci sono i fagiani. Ci sono i fagiani, che sono meglio comunque. Ah, ok, vabbè. Comunque vi danno comunque un bel po' di razioni. Ok, devo fare una prova? Esatto, allora... chiaramente la prova la fate insieme, non c'è bisogno di che mi tirate tutte e due. Allora, avete quanto ci volete stare? Ci volete stare 6 ore o ce ne volete stare di più per avere un bonus? A questo punto stiamo su di più, Gunnar, no? Sì, a voglia. Siamo sciocchi, pure. Non dovrebbero avere una diminuzione di ore, tipo per... Sì, se ci stanno 7 ore, invece che ce ne dovrebbero stare 8, teoricamente. Se ci stanno 7, hanno un bonus di più 1. Ok. Ok, vai, allora siamo su 7 ore. Okay, tira chi è più alto. Tirate voi, è indifferente. Vi conviene tirare chi è più alto, chiaramente. Sì. Io ho 13. Ok, e hai un più 3. Quindi fai a 16, da 16 in giù. 6. Perfetto. Questa era facile. Mai dire mai. Esatto. No, infatti, mai dire mai, perché dopo l'1 su cucinare posso fare il 20 su cacciare. Esatto. Ok. Passano le ore. Cinghiale. No. Passano le ore e vedete Sverri e Gunnar tornare con una pecora. Un caprone. Sì. Bello selvatico. E che vi dà praticamente... vi parlo direttamente in razioni, vi dà 14 razioni. Bello. Nice. Ma chiaramente tra catturarlo, quindi tra le 7 ore che avete usato per cacciare, il tempo di scuoiarlo e di fare le razioni per mangiare, è notte. Ok, ti chiedo una cosa, se è possibile, se posso spendere un altro po' di tempo dopo che ho preso la pecora e l'ho lasciata lì, per andare a cercare qualche animale di piccola taglia da cercare di prendere vivo. Ok, va bene, però comunque ti ci vorrà 4 ore. Ok. Perfetto. Ti devo... Vuoi venga con te? No. Vado da solo. Ok, ce l'ho fatta. Ho fatto 7. Perfetto. Ora un secondo, intanto che faccio quello che fai te. Quindi questa cosa. Else, Aslog e Arvald, voi in queste 7 ore cosa fate? Ditemi una scena, diciamo, che per cui che fate durante queste 7 ore. Io volevo sapere se cioè, tipo, per fare gli estratti, no? Sì. Come funziona? Li posso preparare? Li puoi preparare? Poi devi andare a cercare i componenti, devi prendere un pentolino e praticamente cucinarli come sai te, per poi preparare l'estratto. Ma l'estratto pronto è da usare subito oppure uno lo può usare... Allora, l'estratto sarebbe sarebbe pronto, cioè te lo prendi e lo dai subito, però qualche giorno può andare, se tenuto in una boccia, in una boccetta. Allora in realtà vorrei solo cercare i materiali per poterlo fare. Ok, allora tirami su, com'era, botanica? Sì, penso di sì, c'è botanica. Vai, botanica. Principalmente cosa volevi cercare? Perché gli estratti
ci sono di quelli che ti curano, ok, che applicate sulle ferite, diciamo, ristorano prima la ferita. Ok, io sì, penso su, se no che c'è anche. Se no si va anche tipo su Bacche dei Troll, che praticamente praticamente una maggiore potenza, aspetta, ah, praticamente no, questo non penso ti serva. Se no c'è i veleni, o se no c'è roba che è un po' troppo c'è no, anche no. Una... Vedrei le erbe per, ok, le erbe per curare, sì, va sì, bene, sì. Ok, perfetto, le trovi per fare una porzione, cioè una porzione di estratto. Sì, che appunto vorrei trovare queste erbe che cioè mi durano un po' di più rispetto. Sì, conviene, quell'altro poi vanno a male. Quando stanno per andare a male, insomma, le preparo l'estratto. Sì. Così dura un altro po' ancora. Ok, perfetto. Aslog e Else. Ok, io mi avvicino verso Else e gli faccio... Dove eri finita ieri sera? Che abbiamo visto andare via. Esatto, io... Vabbè, te non ci sei, quindi Arvald. No, anche Arvald è fuori. Sì, sono a caccia d'erbe. Allora, le racconto solamente a Aslog. E praticamente, vabbè, faccio il discorso, faccio prima. Beh, devi sapere che ieri quando siamo entrati in quella casa mi è apparso come una visione, insomma, mi è apparso il volto della persona che più ho amato, che però è morta da numerosi anni, e questo è anche il motivo per cui mi ha molto turbato la visione di quella creatura. Ovviamente non sto nemmeno a dirtelo, io sono in viaggio per conto di quella persona e anche l'oggetto che stiamo cercando servirà proprio per prima o poi riuscire a raggiungerla, e averla vista lì mi ha fatto pensare che forse era il momento di non più ignorare queste visioni che mi stanno tormentando in quest'ultimo periodo e avere un colloquio con la mia dea. Alla fine è per loro che sono qua, e forse è stato arrogante da parte mia ignorare dei segni così evidenti, e quindi ho dovuto mettermi a fare un dialogo con essa. Tutto qua. Capisco la situazione. Capisco che quando si presentano queste visioni possano lasciare turbati. A me non è mai successo, ma a dei miei compagni sì, quindi posso capire. L'importante è che la saggia ti abbia ascoltato. È quello che spero. Anche perché è lei che mi ha detto di venire, cioè mi ha fatto arrivare al villaggio dove vado. Quindi spero di essere ancora nelle sue grazie. Beh, se non fai niente per tirarti addosso la sua ira. Grazie Smike86 per il follow. Come mai quindi sei venuta da noi?
sto cercando questa pietra, questo gioiello che si dice essere passato dal vostro villaggio. Ed è lo stesso gioiello che sembrerebbe avere questa creatura. Questo serpentoide, insomma, questa persona che ha mangiato il cuore di drago. Quindi immagino debba affrontarlo e sconfiggerlo per riuscire a entrare nel palazzo. È il fine più alto a cui tutti noi possiamo aspirare. Sì, ma io non me ne andrò da questo mondo fin quando non riuscirò a raggiungere questo questo gioiello, purtroppo. Hai avuto delle visioni, hai detto? Sì. Sei una graziata dagli dèi, quindi. Non sono molte le persone a cui appaiono. Questo è quello che si dice, sì. Anche se non credo di anche se non credo di potersi dire proprio graziata. Però sì, mi appaiono queste visioni, ma perché alla fine perché alla fine debba raggiungere un obiettivo più grande di me. Sono solo una pedina nelle mani. Lo siamo tutti. Io comunque adesso la guardo con uno sguardo molto più di ammirazione, perché questa cosa io non la sapevo delle visioni. Perfetto. Quindi sono molto più ammirata. Ok. Quindi la scena attorno al fuoco, intanto che Sverrir e Gunnhild sono assenti, anche Arvald a questo punto che va a prendere le erbe, è questa. Quando Sverrir e Gunnhild tornano con il caprone, Gunnhild te ti metti a, immagino, a preparare, a spoiare, diciamo, per sì, ascoiare, sì, così. E Sverrir intanto va di nuovo a cacciare. Sverrir, te riesci a cacciare, però dopo 2 ore la notte ti avvolge. E nella foresta quasi neanche la luce della luna filtra. Oh, shit. Mi fai un... mi tiri un D20? Bene bene o male male? Esatto. Questo gioco non si può nemmeno sapere. Vedi, esatto, che... lo sappiamo subito. Vedi che un fruscio, mentre sei a prendere le trappole piene, attorno a te un fruscio, e vedi, appena ti giri, degli occhi gialli che ti guardano. Dalla boscaglia esce un troll grigio con una mazza enorme che fa, perché chiaramente i troll parlano. Ah, bene. E fa: che è caduto, e tu cosa come, perché prendi le nostre prede? Questo è il nostro territorio. Io li guardo le prede. Stavo cacciando per voi. Ve le lascio, arrivederci, buona serata. Andiamo, scappiamo. E cerco di correre il più velocemente possibile fra gli alberi. Non torno direttamente all'accampamento, sì, ma proprio faccio una strada completamente diversa per seminarli, e poi, facendo un giro più largo, torno verso dove penso sia l'accampamento. Vedi mm-hmm. che
il vecchio troll si... Te lasci lì la preda, immagino. Sì. Lasci lì la trappola, tutto, te ne vai e scappi. Vedi che senti il troll prendere la trappola, spaccarla, prendere la preda. Andalo. E... silenzio. Tu fai un giro, pesca, per tornare all'accampamento. Ma quando torni dove ci sono i tuoi compagni, degli occhi gialli li fissano dall'oscurità della foresta. E con questo si conclude la sessione.